Buon pomeriggio a tutti, usuale diretta pomeridiana nell'orario canonico 14:30, perfettamente in punto. È martedì 27 novembre, io trasmetto da Roma, questo pomeriggio abbiamo il voto di fiducia in aula di cui vi racconterò, ma come al solito prima di cominciare i soliti convenevoli. Ricordarvi come al solito di pigiare su questa freccetta condividi in modo tale da invitare quante più persone possibili alla nostra diretta, e poi potete naturalmente pigiare la stessa freccetta, sempre quella, condividi, anche per condividere il video che resterà della diretta sulla mia pagina Facebook, quella sulla quale vi trovate in questo momento, sul mio sito ivanscalfarotto.it e anche naturalmente sul canale YouTube. Ma veniamo a noi, vi dicevo, oggi voto di fiducia alla Camera sul decreto cosiddetto sicurezza e immigrazione. È un voto di fiducia che è stato salutato ieri quando il ministro Fraccaro lo ha annunciato in aula. È stato salutato da applausi scroscianti dai deputati della maggioranza. Uno si chiederà che cosa diavolo c'è da applaudire. Ebbene, in realtà questi applausi erano fatti per, diciamo così, limitare dal punto di vista dell'audio le nostre contestazioni, perché è evidente che noi che nei 5 anni precedenti siamo stati bersagliati da ogni tipo di oggetto, ogni qualvolta abbiamo posto la questione di fiducia in aula, vediamo adesso il governo, fatto dalle forze che ci contestavano l'uso della fiducia, utilizzare la fiducia ad ogni piè sospinto. Questa è la quarta che chiedono in aula e naturalmente per evitare i nostri boo loro applaudono. In realtà c'è pochissimo da applaudire. Questo è un provvedimento che arriva alla Camera in seconda lettura, dove le opposizioni peraltro si sono date disponibili a ridurre al minimo gli emendamenti, di tenere la discussione diciamo, dentro il recinto di una normale discussione, senza utilizzare l'ostruzionismo e quant'altro. Ma in verità la fiducia viene utilizzata in questo modo per ragioni soprattutto politiche. Voi sapete che 18 deputati del Movimento 5 Stelle avevano scritto una lettera nella quale esprimevano perplessità su questo decreto e naturalmente il fatto di porre la fiducia in un certo qual modo mette la mordacchia, diciamo, la museruola a questi colleghi del Movimento 5 Stelle, che naturalmente non saranno messi in condizione. Chiedo scusa per la tosse, ma non mi sono ancora riavuto dalla mia influenza. Dicevo, questi colleghi del Movimento 5 Stelle non saranno in condizione eventualmente di esprimere il loro parere negativo. E quindi, diciamo, si è messa la fiducia per le ragioni più tradizionali del mondo e anzi per quelle più partitocratiche, se volete, proprio quelle di limitare l'espressione. Scusatemi ancora. Limitare l'espressione di parlamentari che comunque non farebbero venir meno la maggioranza, che è una maggioranza amplissima alla Camera dei Deputati, quindi c'era poco da fare bu quando la fiducia la mettevamo noi. In realtà il regime di bicameralismo paritario nel quale ci troviamo rende molto difficile legiferare e senza fiducia, senza decreti legge, è molto difficile per il governo portare avanti le proprie opzioni, i propri disegni di legge. Tenete conto che questo decreto sicurezza barra immigrazione, già bruttissima cosa questa di confondere sicurezza e immigrazione, è già un messaggio orribile, però è evidente che questo particolare provvedimento va di pari passo con il disegno di legge anticorruzione. Sostanzialmente il Movimento 5 Stelle vuole portare a casa l'anticorruzione, la Lega vuole portare a casa il provvedimento sulla sicurezza barra immigrazione, e quindi io voto il tuo, tu voti il mio, non mi piace il tuo, mi piace il mio, però ce ne facciamo una ragione, ognuno porta a casa un pezzo. Questa è un po' la logica, e su questa logica il voto di fiducia, la questione di fiducia viene posta proprio per blindare sostanzialmente questo accordo. Quindi oggi voteremo la fiducia per questo motivo, che le Camere, come vi raccontavo ieri, sono bloccate per 24 ore. La fiducia sarà votata questo pomeriggio, quindi sono già in giacca e cravatta, come potete vedere, per poter andare alla Camera a votare. Ieri sono stato ospite da Barbara Palombelli a Rete4, non so se mi avete visto, ma è stata come al solito un po' una battaglia. Io devo dire che nonostante sia all'opposizione mi sento sempre un po' come quando ero al governo, cioè arrivo nelle trasmissioni televisive e sembra sempre che al governo ci siamo noi, cioè tutta la platea è contro di noi, come se a governare fossimo noi. Io mi sono permesso ieri appunto di richiamare
Stefano Patuanelli, il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, che rappresentava il Movimento 5 Stelle, un po' le sue responsabilità, perché per esempio c'era questa economista, Loretta Napoleoni, che gli chiedeva lumi su come funzionerà il reddito di cittadinanza, chiedendogli ancora delle opinioni. Io ho spiegato che qui è finito il tempo delle opinioni, è finito il tempo della campagna elettorale. Quello che il Movimento 5 Stelle vuole fare non lo deve dire nei talk show televisivi, deve dirlo nei disegni di legge che presenta in aula. E noi nel disegno di legge, in particolare quello di bilancio, come sarà questo reddito di cittadinanza non lo sappiamo, perché non c'è. E quindi evidentemente credo che questi programmi televisivi dovrebbero stringere, mettere un po' più alle strette queste persone, chiedere loro non quali sono i loro desideri futuri, ma che come intendono tradurre in atti legislativi questi programmi che ci hanno promesso durante la campagna elettorale. Peraltro devo dire, ieri in questa trasmissione si è discusso molto del cambiato atteggiamento del governo rispetto alla Commissione europea e rispetto alla manovra, perché questo secondo me è un tema molto importante. Nonostante ieri in trasmissione sia stato presentato come un elemento positivo di flessibilità da riconoscere in capo al governo, che finalmente ha, diciamo, in sua, come dire, in piena autonomia deciso di modificare la legge di bilancio, la manovra, in realtà di autonomia non ce n'è stata nessuna, è stata la Commissione europea, il presidente Juncker, a far capire a Conte che qui o la manovra si cambia o ovviamente la procedura, le sanzioni interverranno, e peraltro interverrà anche lo spread, perché abbiamo adesso la prova definitiva che lo spread è salito a causa delle dichiarazioni dissennate dei nostri governanti, perché appena ieri, l'altro ieri anzi, Salvini ha detto che c'era disponibilità a modificare la manovra, lo spread è crollato, è sceso di molti punti, sempre altissimo, sempre a 2,90 è rimasto, però è sceso rispetto a quei 320 punti che c'era stato nei giorni precedenti, si era arrivati a 335, e questo soltanto perché il governo ha dimostrato una maggiore flessibilità, una maggiore ragionevolezza, tutto il contrario di quella irragionevolezza che invece si era dimostrata nei giorni precedenti e che aveva fatto salire lo spread. E mi è venuto da chiedere, e lo chiedo anche in questa sede davanti a voi, mi è venuto da chiedere chi rimborserà gli italiani di quei 5-6 miliardi di maggiore interesse che si dovranno spendere a causa delle dichiarazioni dissennate di questo governo. Sono soldi tolti agli italiani, sono soldi tolti alla spesa sociale, alla sicurezza dei nostri territori, alla sicurezza dei nostri concittadini, alla formazione dei nostri giovani, alla sanità, quindi alla salute delle persone inferme, tutti i soldi che verranno tolti da queste voci e saranno riallocati alla remunerazione dell'investimento in chi compra titoli di Stato italiani. Questo è, ed è dovuto proprio all'irresponsabilità di chi ha governato. Io poi voglio ricordare bene che in queste settimane noi abbiamo sentito cose assurde. Non so se ricordate quando Salvini diceva che se l'Europa insisteva si sarebbe trovata contro 60 milioni di italiani, quindi compreso me e compresi voi che mi state ascoltando, che penso che non vi schieriate dalla parte di Salvini. Ricordiamo le scene sul balcone di Di Maio, andato sul balcone a festeggiare il deficit al 2,4%, e ora tutto questo è stato rimangiato, come è stata rimangiata la TAP che non si doveva fare, l'Ilva che doveva essere chiusa e trasformata in Luna Park, anche il 2,4% è stato dimenticato e adesso si parla di numerini. Ora io voglio dire che se il deficit calasse dal 2,4 al 2,0 del PIL sarebbero circa 7 miliardi di minori spese, allora se vogliono scendere al 2%, questi 7 miliardi da dove li tolgono? Cioè da quale spesa che avevano promesso di fare toglieranno questi soldi per diminuire il deficit? Come faranno? Quali saranno tra le varie promesse elettoralistiche fatte impossibili da mantenere? Quale sarà quella che verrà cancellata? Perché questo, a questo punto, questo è il punto di domanda. Dovremo vedere quale sarà finalmente delle varie centinaia di versioni della manovra quella che definitivamente arriverà in Parlamento,
e capire appunto come si sta dentro a un 2% di deficit, 2,1, 2,2, non so a dove vogliono arrivare, ma pare che la Commissione abbia chiesto un taglio molto sostanzioso, e che quali saranno appunto le voci che saranno tagliate e come tutto questo sarà giustificato. Quindi lo dovremo vedere nelle prossime ore, però certo è evidente che tutte le pantomime fatte finora, tutti i muscoli flessi davanti, i bicipiti mostrati davanti all'opinione pubblica, sono stati rapidamente mangiati. Tra l'altro io voglio segnalare che chi, come Loretta Napoleoni ieri durante la trasmissione su Rete 4 in mia compagnia, diceva: ma sì, ma poi queste sanzioni l'Unione Europea non le ha mai applicate a nessuno, figuriamoci se le applica all'Italia. Io le ho fatto notare che l'Unione Europea, quando c'è da unirsi e da punire chi si comporta male, dimostra una notevole unità. Guardate che cosa è successo in questi giorni con la Brexit. Ho visto che c'è Andrea Mattiello che mi sta seguendo da Londra, quindi lo saluto, e lui sicuramente un esperto. Sostanzialmente, con il deal che è stato fatto, che ancora dobbiamo vedere se il Parlamento britannico approverà, sostanzialmente il Regno Unito resta tutto sommato per il momento nello spazio economico europeo, diciamo nel mercato unico europeo, con la differenza che dovrà continuare a pagare, che non prenderà più decisioni sulle norme che vengono adottate all'Unione Europea, non sarà più rappresentata intorno al tavolo del Consiglio Europeo, non avrà più gli europarlamentari, quindi avrà sostanzialmente, almeno per questa fase transitoria, tutti gli obblighi e nessun diritto, e per di più anche la posizione dell'Irlanda del Nord, che avete visto resta sostanzialmente un po' separata da quella che è la madrepatria, cioè la Gran Bretagna, l'Inghilterra, la Scozia e il Galles. Quindi una soluzione molto penalizzante per i britannici, l'unica possibile, è stato detto chiaramente, e c'è da dire che i 27 paesi che erano dietro al negoziatore Michel Barnier sono stati estremamente compatti, non c'è stata nessuna divisione tra questi paesi. Quindi se qualcuno qui a Roma pensa che qualcuno ci darà una mano degli altri 27, anzi 26 ormai paesi dell'Unione Europea per farci sforare il deficit in questo modo, se lo deve dimenticare, perché gli europei non hanno nessuna intenzione di andare in bancarotta per causa nostra. E quindi prima di farci passare questa vicenda, ci faranno vedere i sorci verdi, e la dimostrazione è appunto nel fatto che anche lo stesso Salvini, che fino a pochi giorni fa appunto diceva che 60 milioni di italiani, compreso me e voi, si sarebbe ribellato a un taglio del deficit dal 2,4 al 2 o qualcosa del genere, ha dovuto fare marcia indietro e dire: ma sì, ma non ci impicchiamo i decimali. Comunque questo è il governo con il quale abbiamo a che fare, vedremo quale sarà la reazione popolare, perché sappiamo che fino ad ora c'è sempre un grande consenso per il governo, però mi chiedo quanto possa durare, posto che, come vedremo, anche le varie promesse di quota 100, di flat tax, di reddito di cittadinanza stanno velocemente evaporando. Io mi fermerei qui, sono le 14.42, naturalmente non prima di avervi chiesto di pigiare la solita freccettina per condividere il video che tra poco sarà online sul mio sito ivanscalfarotto.it, sul canale YouTube e naturalmente su questa pagina Facebook. Poi, visto che sono già in giacca e cravatta, scappo alla camera, vi racconterò quello che è successo nella diretta di domani, spero di farcela, anche perché domani dovrebbe essere giornata di grandi voti in realtà, appunto una volta votata la fiducia poi c'è da votare gli ordini del giorno e da votare la legge vera e propria, insomma, quindi è probabile, se domani riesco magari da Montecitorio, altrimenti al più tardi ci vedremo giovedì. Vi auguro una ottima serata, qui a Roma piovigina, non so nel resto d'Italia come sia, ma insomma l'inverno è arrivato, copritevi e a presto, ciao!